ringraziare chi ha organizzato queste tre giornate. A me in particolare come sindaco servono per ascoltare, per recepire contributi e per ritrovare l'unità nella diversità di questa città. Questa città non avrà mai il rischio di essere conformista e avvinta dal pensiero unico, perché è una città che ha una dialettica molto forte, molto vivace e che ha saputo nei momenti più difficili trovare una sintesi importante. Il libro è una merce o è un bene? Un disco è una merce o un bene? La cultura capitalistica ci ha insegnato che è una merce. Io credo che queste tre giornate ci devono far scoprire che sono un bene comune che ci consente di trovare la forza in momenti difficili. Quel conflitto che hai descritto anche tu, Antonella, nella tua introduzione, che noi quotidianamente viviamo nella burocrazia, il conflitto tra chi vuole superare e andare oltre gli orpelli formalistici e chi si nasconde dietro alla burocrazia perché trova più facile la pavidità e l'omissione rispetto all'agire. Noi in questi giorni ci siamo interrogati se non garantire dei diritti primari e rispettare il patto di stabilità. La burocrazia mi diceva: non puoi farlo. I diritti primari, i diritti costituzionali ci hanno imposto di farlo. Io credo che la cultura la si può difendere anche senza soldi, e in questo le esperienze sudamericane ci insegnano moltissimo. Quando abbiamo incontrato i sindaci a settembre sul World Urban Forum, sentire il sindaco di Medellin, il sindaco di Bogotà o il sindaco di Johannesburg, di Kinshasa, Città del Messico, che ci ha detto che lui i problemi della insicurezza urbana non li ha risolti con la militarizzazione del territorio, ma l'ha risolto nel momento in cui i cittadini hanno riacquistato il gusto di scoprire quella piazza di Villa Abate, che è la stessa piazza di Bogotà o è la stessa piazza di Medellin. Io credo che questo sia un messaggio molto forte che va sicuramente seguito. Ormai stiamo sostanzialmente svuotando il concetto di legalità. Siamo così forti, lo Stato borghese è stato così forte a reprimere. Ogni giorno mi dicono: sindaco, tu devi sgomberare i luoghi che sono stati occupati dai cittadini della mia città, da Bancarotta a Bagnoli, da Villa Medusa all'ex Filo a Filangieri. Beh, è un tema interessante. Devo sgomberare o non devo sgomberare? Io penso che nessuno può avere una verità assoluta. È il confronto. Noi abbiamo fatto la delibera 400, che deve crescere anche in questi tre giorni, cioè quello di dare gli spazi pubblici del nostro patrimonio comunale. Noi abbiamo stilato un elenco in questi giorni, grazie all'assessore Piscopo, che a breve saranno messi nel bando, perché finalmente il 28 febbraio c'è stato il regolamento del Consiglio Comunale. Le esperienze in cui noi abbiamo concesso beni ai nostri concittadini ci hanno fatto fare, anche se in situazioni di conflitto, dei passi avanti importanti. Ecco che a Napoli, siccome le realtà sono talmente tante e la cultura è talmente orizzontale, noi insieme dobbiamo trovare il modo perché quei beni vengano consegnati alle moltitudini della nostra città. Allora io credo che il nostro compito, per chiudere, è quello, in un momento in cui non ci sono risorse, e di non rispettare i provvedimenti ingiusti che ci impongono di sopprimere i valori primari della Costituzione. Di fronte ai temi dell'istruzione, della sicurezza e della salute, il Comune di Napoli ha deciso per primo, con la mia firma, in modo che se c'è qualcuno che deve venirci a chiedere conto dell'errore, non se la prenda con gli assessori, se la prenda col sindaco. Noi abbiamo deciso di non rispettarlo, quel patto di stabilità, sotto quel profilo, e siamo orgogliosi di non averlo fatto. Secondo, noi abbiamo questo elenco di beni che adesso mettiamo a bando, e ci auguriamo che vengano un sacco di proposte dalla città.
Il terzo è l'impegno di utilizzare fino all'ultimo centesimo, soprattutto per gli operatori culturali della nostra città che tanto hanno sofferto, i fondi del Forum della Cultura, che sono fondi europei. Invito voi cittadini ad aiutarci a non mollare e a criticare in modo costruttivo laddove si sbaglia. È un percorso che dobbiamo fare insieme. È impensabile affidare in un momento così difficile solamente a qualcuno la soluzione dei problemi. Io non ho mai visto fare una rivoluzione con i soldi. Qualche libro l'ho letto e mi pare che la rivoluzione con i soldi non si è mai fatta. La rivoluzione si fa col coraggio, con la passione, col cuore e con la determinazione, con tutti gli errori che si possono fare. Noi l'abbiamo, io sono convinto che questa città ha questo grande cuore, ha un grande conflitto tra pensieri diversi, la nostra grande capacità deve essere quella di trovare una sintesi per la città che è il nostro grande bene comune.